sto per partire comunque, sto partendo comunque. Oddio, oddio, ti prego non esplodere mano mano. Ah! Sono stato fuori un attimino dell'edificio, Ciao iscritto, io sono l'agente 00LOL, l'agente segreto più famoso al mondo. Sicuramente avrai sentito parlare di me. Ecco, se hai sentito parlare di me, mi dispiace, ti devo uccidere perché la mia identità è segreta, scusa, Pure io devo arrivare a fine mese, se i cattivi sanno già chi sono, ovviamente non riesco a fare il mio lavoro. Ma lasciamo stare. Oggi assieme a me scoprirai le mie meravigliose avventure in giro per il mondo mentre cerco di fermare il mio acerrimo nemico, il maledettissimo bot di YouTube che sta rovinando la vita a milioni di YouTuber là fuori nel mondo. Allora, per adesso siamo nel mio ufficio. Come puoi vedere, quest'oggi potremo partecipare a diverse operazioni che ovviamente richiederanno le mie grandissime abilità come spia. E dato che questo gioco si chiama I Expect You to Die, ovvero mi aspetto che morirai, vuol dire che il Delon Gamer morirà parecchie volte nel tentativo di fuggire da queste brutte brutte situazioni. Allora, per mia fortuna, io ho anche dei superpoteri, ovvero ho la telecinesi. Non chiedetemi come l'ho avuta, ma lasciato stare. Ad esempio, lo vedi quel vinello laggiù? Ecco, io sono una spia un attimo alcolizzata e quindi entro le 10 del mattino devo essermi scolato un paio di bottiglie, ma sono anche una persona oziosa e non voglio alzarmi. Grazie alla mia telecinesi posso puntare la bottiglia e attirarla tranquillamente verso di me. Ah, cominciamo bene la mia giornata. Yeah, che bello fare la spia. Grazie a questa abilità non dovrò quindi alzarmi dalla sedia e potrò raggiungere tutti gli oggetti che sono in giro per la mappa, come ad esempio questo pericoloso candelotto di dinamite che, mescolato ovviamente a questo accendino, potrebbe dare inizio a una combinazione un pochettino pericolosa. Bonnie. Ah, ok, perfetto, quanto pa- ho incendiato la pianta, scusate, aiuto, potete darmi una mano? Ok, ho fatto un po' di danni, ma vabbè, dettagli. Quando non hai un estintore, prova a spegnere l'incendio a colpi d'arma da fuoco. Non funziona, vabbè, lasciamo stare, iniziamo la prima operazione che si chiama Cieli Amichevoli. Allora, in questa operazione io sarò all'interno di quella macchina che a sua volta si trova all'interno di quell'aereo. Come ci sarò finito? Beh, stavo effettivamente cercando di scoprire il nuovo algoritmo di YouTube e se riuscissi a metterci le mani sopra, praticamente potrei fare in modo che tutti i miei video vadano sempre in tendenza. Sarebbe un bel colpaccio effettivamente per uno YouTuber come me. Il bot di YouTube mi ha scoperto e sono stato costretto a rifugiarmi all'interno della macchina. Lo scopo della missione sarà per l'appunto di far saltare il portello posteriore e buttarmi di sotto con la macchina del nemico, che guarda un po' che fortuna è anche dotata di un paracadute. Quindi bando alle ciance e iniziamo la nostra missione. Perfetto, eccoci all'interno delle macchine che assegnano ai migliori dipendenti di Google. Guardate che macchine lussuose d'epoca, ma non fatevi ingannare, perché in realtà questi veicoli sono dotati dei peggio gadget che danno solo alle migliori spie. Tranne che al Delon Gamer, anzi scusate, tranne che al 00LON, a lui non gliela danno. Mi sono appena giocato la mia identità segreta, ma vabbè, dettagli. Allora, come potete vedere, laggiù c'è il portellone che dovremmo cercare di aprire o di far saltare. Noi siamo bloccati all'interno dell'auto, dannazione, non possiamo uscire. Allora, qui c'è un fogliettino che mi permetterebbe di resettare il cannone. Questa macchina è dotata di cannone. Ok, dobbiamo quindi aprire questo pannello, ma ci sono delle viti, quindi dovremmo utilizzare dei cacciaviti. Ah, ho un altro superpotere, io posso anche fare in modo che gli oggetti continuino a levitare a mezz'aria, così è una funzionalità davvero molto pratica qualora abbia molti oggetti a mia disposizione. Allora, aspetta che laggiù abbiamo un altro foglietto. Come disarmare la tua bomba? Oh, perfetto! Ci saranno degli ordigni a bordo di questo veicolo, quindi dobbiamo tagliare il cavo verde, quello blu e quello giallo. Teniamo tutto a portata di mano, perfetto. C'è anche un cassettino laggiù con all'interno... ho trovato un pratico coltellino. Ui la la! Aspetta che non mi taglio per errore. Ok, lasciamolo qui. Qui c'è un altro fogliettino che parla della Zoraxis modello Z, che a quanto pare, per nota fortuna, è dotata di paracadute, la cosa più realistica di questo mondo. Questo in teoria non ci dovrebbe servire. Aspetta che c'è anche qualcosa qui. Ehi la la! Il sigaro! Ok, il Delon Gamer non fuma, però vuoi mettere un bel sigaro cubano? Ok. Devo dire... lasciamo stare che è meglio. Buttalo dietro. Buongiorno! Forse non devo lasciare un sigaro acceso là dietro. Però ho trovato un revolver! Yay! Ok, ho 6 colpi. Se qualcuno cercasse di fermarmi, fate che faccio così e gli fa. Oh oh! Oh oh! Mi sa che non devo far saltare il finestrino. Oh no! Gasperoso! Fermalo! Fermalo! No!
posso rompirla. Ma perché The Long Gamer? Ma perché? Oh ragazzi, ve l'avevo detto che si moriva. Missione fallita, causa della morte gas velenoso. No, causa della morte sono un pirla, dannazione. Ok, pro memoria, non distruggiamo i finestrini e leggiamo i cavoli di cartelli. Guardate, c'è gas velenoso letteralmente dovunque. Quindi effettivamente siamo proprio bloccati all'interno. Allora, qui abbiamo lo champagnino con tanto di bicchiere. Ullala, aspetta un secondo, tu restami lì. Oh ragazzuoli, io ve l'ho detto, mi piace trattarmi bene. È un'ottima annata in effetti. Scusate, sto buttando champagne letteralmente dovunque. Ok, lasciamolo qui dentro. Dopo lo utilizzerò per festeggiare. Ho trovato un bel po' di soldi. Ci sono soldi dovunque. Quei cavoli dipendenti di Google fanno una marea di soldi. E ho trovato una granata fumogena. Vediamo di tenerle qua in caso di necessità. Allora, tornando a noi, dobbiamo aprire quel cassettino. Vediamo se possiamo usare effettivamente il coltello per sfidare. No, sembra proprio che non vada bene. Abbiamo bisogno di un cacciavite o di qualcos'altro. Aspetta un attimo, i cacciaviti sono là fuori. Però c'è anche il gas, come cavolo faccio? Finestrino, non si abbassa. Dobbiamo quindi accendere prima la macchina. E oh, va che fortuna, c'è la chiave direttamente qua sopra. Ok, perfetto, gira la chiave. Olè, abbiamo fatto partire la macchina. Come intruso rilevato. Oh no, salve, salve, sono un dipendente di Google anch'io. Assolutamente. Un laser laser! Porco cane, mi sto sparando. Ok, potrebbe essere un problema. Stanno per rilasciare delle contromisure. Una bomba. Ok, allora, diceva verde, blu e giallo. Allora, aspetta, oddio, tanto daltonismo. Verde, ok, blu. Ma come ho seguito le istruzioni? Come ho fatto a morire di nuovo? Causa della morte, esplosione di una bomba. Non mi dire che le ho lette male. Come armare la bomba, non come disarmare la bomba. Sono un pirla. Quindi forse dobbiamo fare il contrario. Giallo, blu e verde. Ok, adesso lo sappiamo. Allora, recupera di nuovo quel cavolo di coltello. Ok, ho fatto anche ripartire la macchina. E come potete vedere ci fa quella cavolo di scansione. Quindi non abbiamo modo di fregarla. Aspetta, provo a bloccare il raggio laser. E olè, oh, porco cane, mi ha incendiato il documento. Ok, lasciare il coso. Ok, pensiamo alla bomba. Ho fatto casino. Aspetta, allora, com'era? Questo qui, perfetto. Poi questo e infine questo. Taglia. Ok, l'ho disarmata. Perfetto, facciamo attenzione. Comunque questa è dinamite. Dimmi che non ho rovinato le istruzioni. Non si riescono praticamente a leggere. Oh, porco cane. Ok, ho fatto una pirlata delle mie. Perfetto, allora, ora che la macchina è accesa posso suonare il clacson. Beh, ok, adesso potrebbero anche avermi scoperto. Per mia fortuna almeno l'auto ha il cambio automatico. Quindi in teoria basta che mettiamo su D, dopo premiamo l'acceleratore e ci possiamo buttare di sotto. Ok, allora, vediamo di capire come cavolo far saltare quel portellone. Allora, sicuramente dipenderà dal cannone che è montato all'interno dell'auto. E in effetti abbiamo dei cacciaviti là fuori. Ma se io abbasso il finestrino mi avveleno. Vediamo un po' se riesco a prendere il cacciavite. Prendi il cacciavite. Ok, tira su il finestrino che ci sto morendo male. Ok, almeno abbiamo ottenuto il cacciavite. Yay! Ora dovrei poter aprire il tutto. Vai, 2, 3 e 4. Ta-da! 00 lona alla riscossa. Ok, e ora possiamo resettare il sistema di armamenti della macchina. Come potete vedere si sono accese anche diverse spie. Quindi se premo il pulsantino. Oddio, buongiorno. Ok, cioè questa macchina è dentro a sto cavolo di cannoncione. Ma mi prendi in giro? Aspetta, ci posso mettere dentro letteralmente di qualunque cosa? Tipo posso sparare il cacciavite. Vai cacciavite. Bellissima sta cosa. Abbiamo anche le granate fumogene. Ma in teoria non è che facciano più di tanto. Vai. Sì, non è che servono più di tanto, in effetti. Probabilmente questo viene utilizzato dai dipendenti di Google. Quando sono circondati dalla stampa, lanciano le granate fumogene e spariscono nel traffico. Ragazzi, andiamo di candelotto di dinamite. Potrebbe essere un pochettino rischioso, ora che ci penso. Oddio, o la va o la spacca. Allora, mettiamo il cambio giusto, perfetto. Vai, fuoco! E ok, ce l'abbiamo fatta! Si sta incendiando tutto, Potrebbe essere un bel problemone. Allora, in teoria si mette su drive. Vai, premi l'acceleratore. Ok, sono volato giù. Dimmi che si attiva il paracadute. Perfetto, si è attivato da solo. Ok, non male, carina, mi è piaciuto un sacco. Siamo morti credo solo 3-4 volte.
Ah, carino sto gioco. Mi piace, ho sbloccato anche l'obiettivo guida in stato di ebbrezza, perché mi sono imbriacato ovviamente prima di guidare. Perfetto, e questa missione l'abbiamo completata con successo. Che poi scusate, posso anche sparare agli esplosivi? Sì, a quanto pare sì. Oh no, aspetta. Oh, ok, lascialo lì, fai finta di nulla. No, vai là, porca di quelli per... Ok, abbiamo incendiato solo un po' la cultura, ma vabbè dettagli. Allora, la prossima missione si chiama Lindo e Pulito. Ok, devo diventare Mastro Lindo praticamente. Da quello che ho capito, adesso il bot di Google sta realizzando un nuovo virus che a quanto pare dovrebbe far fuori tutti gli youtuber che non fanno dei contenuti family friendly, e quindi il vostro The Long Gamer sarà uno dei primi probabilmente a morire. Il nostro compito quindi sarà salire in cima alla una delle torri di Google e cercare effettivamente di creare un antivirus prima che il bot di YouTube rilasci il virus in giro per il mondo. Ce la possiamo fare, fidatevi che la missione abbia inizio. Ma porca di quelli per porca, perché nessuno mi ha detto che dovevo salire sui tetti? Oh no, questa è la piattaforma del lavavetri. Ah, no, io ho problemi con le altezze. Ok, evitiamo di guardare di sotto. Allora, come potete vedere, ci troviamo fuori dall'ufficio in cui stanno creando per l'appunto il virus. Eccolo laggiù. Potete vedere che c'è anche un tubo che porta a quella macchina lì. Probabilmente se inseriamo l'antivirus direttamente lì, potremo fare in modo di bloccare il virus che ucciderà per l'appunto tutti gli youtuber non family friendly, che è tipo il 98% della YouTube mondiale, ma vabbè dettagli. Ci sono anche diversi apparecchi scientifici, come potete vedere, che dovremo quindi utilizzare per creare noi stessi l'antivirus. Ma parca di quelli per parca, il The Long Gamer non sa una ciolla di niente di chimica, ma vabbè dettagli. Dobbiamo anche fare attenzione perché ci possono vedere effettivamente da quelle finestre. Facciamo finta di nulla, aspetta, mi fingo direttamente il lavavetri. Oh, mia bella madunina, non mi ricordo come continua la canzone. Porca di quella porca, prova qualcosa più del sud. Video mare, quanto è bello, spira tante sentimenta. Ok, non mi sente nessuno, perfetto, siamo a posto. Scusate, è che il turno di notte non mi piace farlo. Mi hanno dato sta sbobba che... Oh, che schifo. Ma è fredda, va a parco, cane. Speriamo non ci fosse nessuno là sotto. Ma io volevo anche mangiare qualcosina, vediamo un po'. Dove mi hanno messo il panino? Oh, eccolo qua il panino che ho richiesto, perfetto. Pomodoro e formaggio. Avevo chiesto pomodoro e tonno. Il toast pomodoro e tonno è il mio preferito. Vabbè, non importa, va bene comunque anche così. E c'è anche un fogliettino contenente la missione odierna, ovvero neutralizza il supervirus. Vabbè, l'avevo capito, distruggi dopo aver letto. Non c'ho l'accendino, mi dispiace, lo butto di sotto. Speriamo che nessun testimone raccolga le prove. Allora, vediamo di entrare all'interno del laboratorio. Beh, mi sa che dovremmo operare direttamente dall'esterno. Se nessuno vede nulla... Ops! Mi è scappato un proiettile! Oh, si è attivato il sistema d'allarme! Metti via la pistola, fai finta di niente. Oh no, si è bloccato tutto. Sono spariti anche gli strumenti, guardate. Non li posso più utilizzare fin tanto che l'allarme è attivo. Quella sembra effettivamente la postazione per poterlo disattivare. E se ho capito bene, c'è anche una griglia laser che attiverà il sistema di sicurezza qualora un oggetto passasse all'interno della stanza. Facciamo finta di nulla che è meglio. Porco cane, questa come la risolviamo? Ok, allora. Sembra... Forse è un lettore di schede, quindi se troviamo la scheda di un dipendente siamo a posto. Allora, aspetta un secondo che c'è anche un pannello qua sotto. Tre cavi. Come faccio a sapere quali tagliare, dannazione? Allora, vediamo un po'. Ci sono anche degli armadietti. Qua non vedo nulla. Vediamo se siamo fortunati, forse nell'altro. Ah, eccolo laggiù. C'è la scheda di uno dei dipendenti. Oh, si è attivato l'allarme. Aspetta. Oh no, passa la scheda. Ok, si era anche attivato un gas velenoso, mi avrebbe ucciso. Yay, siamo in partita da qualche minuto e ancora non sono morto. Allora, la tesserina del dipendente la lasciamo lì per adesso. E ora, finalmente, ci possiamo dare da fare. Allora, c'è un fogliettino qua che parla di uno dei dipendenti. A quanto pare si sono lamentati con una delle dottoresse perché aveva la brutta abitudine di raccontare quello che faceva a casa. Abbiamo diverse fialette. Come potete vedere, la numero 3, lasciamola qui. La numero 11 e la numero 17. Ma io come faccio a sapere come mescolarle, dannazione? Hanno solo dei numeri. Allora, questa macchina secondo me è un mixer. Vedo che ci sono tre input, quindi ne dovremmo mettere due o più fialette all'interno. Poi premiamo il pulsante e qui ci darà il prodotto miscelato. Però ho la vaghissima impressione che se mi mescolo a caso
proviamo a buttare dentro. Cosa potrebbe mai andare storto? Parapapà. Ecco, per l'appunto, muori in una brutta esplosione. Bad chemistry, sì, lo so, sono un pessimo chimico. Torno subito, ragazzi. Perfetto, rieccomi qua. Allora, vediamo di tenere di nuovo in sospensione tutte le fialette e troviamo un modo per capire cosa ci sia all'interno. Peraltro, noto che ci sono diversi tubili che vengono peraltro ricollegati a questa macchina. Refillomatica. Aspetta un secondo, se io tiro la leva lui mi ridà le fialette. E sono le stesse tre che abbiamo qua sopra. Però aspetta, la leva del numero 7 la possiamo girare? Ok, perfetto, vedete che adesso è sceso effettivamente del liquido. Il che vuol dire che adesso potremo avere... Ehi la la, buongiorno, vieni dall'agente 00 Lone. Anche il prodotto numero 7, quindi ce ne manca uno, che è il 13. Ma aspetta un attimo, c'è una catena lì. In effetti vedete che se provo a girare la manopola, la catena ce la blocca. Dobbiamo trovare un modo quindi per distruggere la catena. Peraltro notare che il dipendente, la guardia di prima, era pieno zeppo di denaro. Facciamo che mi tengo un pochettino di soldi, perché sto lavoro da spia non è che paga più di tanto. Come youtuber faccio la fame, quindi prevenire è meglio che curare. Quella sembra una tavola periodica, aspetta un secondo. Ed effettivamente una tavola degli elementi sintetici. Eccoli qua, guardateli un attimo. Abbiamo il 3 che si chiama G, l'11 che è il Re, il 13 che è l'NN che non abbiamo ancora, Y è il 17 e AR è invece il 7. Allora, facciamo una cosa tattica, vediamo di tenerla direttamente là sopra, così ci è più facile capire che prodotti abbiamo in mano. Allora, aspetta un attimo, c'è qualcos'altro là dentro? Mi sembra di vedere... Oh, formule chimiche! Allora, la prima è un composto in grado di sciogliere i metalli, ma funziona solo sul rame. Aspetta un secondo, se la catena laggiù è fatta di rame, forse la possiamo distruggere con questi composti. Allora, lasciamelo lì. Ci servirà il G, la R e l'Y che dobbiamo mettere qui. Però aspetta un secondo, credo che il sistema di input sia al contrario. Quindi 1, 2, 3. Allora, il G è il 3, la R è il 7. Quindi 3 e 7 che vanno uno qui e uno qua. Speriamo di non far boiate. E la Y invece è il 17. Ok, vediamo di non esplodere di nuovo, ti prego non esplodere. E la risposta è... Parapapà, yay, ho creato un composto. Allora, aspetta che intanto ritiriamo le levette. Perfetto, quindi questo dovrebbe essere in grado di sciogliere quel rame laggiù. Io ci provo, telecinesi, scelgo te. Ok, ok, vedete che effettivamente le fiamme hanno distrutto la catena. E adesso mi posso divertire ad attivare anche l'ultimo dei composti. Ottimo, ora effettivamente... Oh, c'è una guardia, c'è una guardia dove? Oh, mia bella madunina. Ok, c'è cascato, perfetto. Se no avrei dovuto sparargli. Mi sono preso un colpo. Ok, datemi un secondo, già c'ho problemi con l'altezza. Beh, mi devo vomitare di sotto. Tra l'altro, scusate, non è che posso tipo sparare alle catene? No? Ok, evitiamo di fare queste prove dei long gamer. Facciamo magari il coso esplosivo che è NN, quindi 13, e G che è 3, quindi 13 e 3. Aspetta, vediamo di non far boiate. Magari ci tornerà utile più avanti per distruggere questa struttura. Il problema è che se devo stare attento a non confondere anche i composti chimici. Ecco, questo lo appoggiamo molto delicatamente. Speriamo che non esploda adesso. Guardate bene, c'è un altro foglietto là dentro. Aspetta un secondo. Ed è il disegno di una bambina per la mia mamma, Renny, e c'è il disegno della mamma che ha creato una pozione curativa. Aspetta, Renny! Re, NN, Y, 11, 13, 17, potrebbe forse essere la pozione, l'antivirus? Quella bambina ha scoperto come fregare il bot di YouTube. Oh, incredibile. Allora, abbiamo detto 11, 13 e 17. Ok, dovremmo avere effettivamente creato l'antivirus e questo fermerà considerevolmente il bot di YouTube. Proviamo ad inserirlo. Vai piccolino, rendimi fiero. Ok, sembra tutto bene. Vediamo di premere il pulsante, a posto. Lo sta scansionando. Oh oh, ci hanno scamato. Oh, sapevano che stavamo arrivando. Ok, riprenditi l'antivirus, riprenditi l'antivirus. Per adesso appoggiarlo qui. Che ci inventiamo adesso? Che cavolo ci inventiamo? Come lo sta lanciando? Oh no, oh no, 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 si sta chiudendo. Ok, ok, ho fatto una boiata, aprilo. Oh no, oh, molto male. Potrebbe essere un problemone. Sta arrivando fuori il missile. Lo dobbiamo fermare in qualche modo. Come lo fermo? Aspetta, ho il composto esplosivo. Ce lo butto sopra, vedo un po'. Vai, composto esplosivo, va, boom, e te. Ok, wow, wow, mi è arrivato un coso addosso. C'è una coda di rame. Aspetta, quello per il rame era G-I-A-R-Y. Porco cane, lo stanno caricando. Veloce, veloce, veloce. Ok, con questo vediamo di sciogliere le catene. Aspetta che non becco male. Vai, ok. E ora ci dobbiamo forse buttare dentro l'antivirus.
Oh, lo stanno per lanciare! Lo stanno per lanciare! Aspetta, no! Devo aprire il coso! Non posso avere doppia telecinesi, dammi un secondo. Togli sopra, ottimo. Oh, non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Ok, buttalo dentro. Ok. Perfetto! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Dimmi che l'ho fermato! Yeah! Oh, sta per partire comunque, sta partendo comunque! Oddio! Oddio, ti prego, non esplodere malo malo! Ah! Ho fatto fuori un attimino dell'edificio, Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Incredibile! Yeah! Missione compiuta! Ah, The Long Gamer Piccolo Chimico Edition non delude mai. Peraltro potete vedere che man mano che andiamo avanti con le missioni, gli oggetti che abbiamo utilizzato e scoperto vengono spunati all'interno della nostra stanza. E laggiù abbiamo la prossima missione che ci vedremo nel prossimo episodio. Deep Dive, quindi ci dovremo immergere in profondità. Ho la vaga impressione che questa volta saremo all'interno di un sottomarino. Vediamo un po' se mi sbaglio. No! Siamo all'interno di un sottomarino che sta per esplodere. E quindi noi dovremo utilizzare un mini sottomarino per fuggire e salvarci la vita. Cosa potrebbe mai andare storto? Ok, dai, buono. Devo dire che sono molto soddisfatto. Ecco, vediamo che gli faccio una bella fumatina, come ogni youtuber raccomanderebbe i giovani, ovviamente. E direi che abbiamo fatto davvero un'ottima missione. Iha! Finestra di proiettili, ti pareva. Lo sanno che di solito gliele distruggo, dannazione. Buono, come vi dicevo, ci dovrebbero essere 5 missioni e poi magari ne aggiungeranno di più mano a mano che il gioco verrà sviluppato nei mesi a venire. Davvero, sto gioco lo sto adorando alla follia. Però ovviamente che anche voi vorrete seguire le... dicevo, le missioni future dell'agente 00LOM. Buono, allora, per questo episodio è tutto. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Candidati di Sfego per anche crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ragazzi, la drone delle pulizie di sto posto mi odia tantissimo. Ciao ciao.